e tutto, e la vita. E io non posso, potrei vivere senza libri. Non posso dormire la sera senza un libro sotto il cuscino, perché ho già cominciato con 6 anni di leggere con una lampadina sotto le lenzuole. E i miei genitori erano contrari. Come diceva Flaubert, i libri non ci sono per imparare, studiare, sono per la vita. Perché è un oggetto sensuale, è buon mercato, e si può sentire la carta, si può toccare, si può vedere la bella grafica, si può scrivere dentro. Nell'ebook, sull'ebook, nessuno può scrivere la sua dedica, no? Nessun autore. È una cosa fantastica. Non posso vivere senza i libri. Io sono molto ottimista, perché credo che come me ci sono, non come sono vecchia, ci sono anche nuove generazioni che si innamorano del libro di carta, e ci sono anche lettori eclettici nel mondo che vogliono leggere una poesia di Montale in spiaggia. Non si può leggere sul ebook le favole di Fratelli Grimm sul bambino, no? È importante anche, non si può.